Eccoci. Allora, intanto ringrazio gli ospiti che ci hanno raggiunti, Alberto Mancini dalle Marche, candidato al regionale per la lista, non mi ricordo il nome, Dipende da noi. dipende da noi. Anzi, vi invito perché poi con questa proliferazione di Sì, nomi che le di nomi. è difficile ricordarsene tutto. C'è Paolo Benvegnù in Veneto. Con la lista, chiedo a lui. Sal. Solidarietà, ambiente e lavoro. Sal. Perfetto. E con me Roberto Musacchio, che a nome per conto della redazione ci siamo un po' assunti il compito di guidare questo incontro. Stiamo aspettando Cesaria, Nicola Cesaria della Puglia, e appena ci raggiungerà chiaramente. Lo includeremo, diciamo, nel video. Allora, io partirei senz'altro da un vostro, diciamo, da una vostra impressione di quella che è stata l'esperienza nel territorio, cioè come si è arrivati a costruire la lista, quale processo ha messo in moto nei territori e come vedete un po' il risultato che avete ottenuto. Roberto Mancini. Sì, direi noi siamo nati un anno fa in una situazione, diciamo, da un lato di malgoverno del centro-sinistra che dura da almeno tre giunte regionali, quindi 15 anni. E soprattutto dall'altro la caratteristica della situazione nostra, io la chiamo la frana, nel senso che le Marche, diciamo, stanno vivendo una sorta di mutazione genetica. La regione in cui la qualità della vita, la capacità di governo erano, diciamo, a un livello accettabile, con un consenso tendenzialmente comunque a sinistra, al centro-sinistra, ecco, c'è stata, diciamo, una disgregazione, un'implosione del modello marchigiano in economia, un degrado nella qualità della convivenza e una crescente autoreferenzialità del governo regionale, un distacco clamoroso dalla realtà e dalla situazione dei cittadini. E qui, diciamo, durante la fase del Covid, dell'epidemia, si è visto con una risposta di modello lombardo, quindi la creazione di un finto ospedale Covid con la consulenza di Bertolaso, con l'Ordine di Malta che faceva la raccolta dei fondi, insomma, e la giunta di centro-sinistra che ha scelto una politica di questo tipo, ha aggravato ancora di più una situazione che era già resa drammatica da 4 anni di mancata risposta al terremoto che ha investito le zone appenniniche della regione, in particolare il Maceratese e l'Ascolano. Ecco, noi siamo nati per unire, diciamo, le forze sociali, le forze culturali di una regione che da questo punto di vista è molto ricca, nelle Marche è nata l'agricoltura biologica, la comunità di Capodarco, l'Università per la Pace, tante realtà che però non hanno mai trovato espressione nella vita istituzionale. Quindi l'intuizione era di collegare, di fare un po' una strada che andasse da queste forze, diciamo, più vive nel corpo della società marchigiana all'istituzione regionale. Di fatto molti si sono aggregati, si sono ritrovati, abbiamo fatto strada insieme e l'elemento, diciamo, negativo, oltre evidentemente il poco tempo, è stata anche un po' la carenza organizzativa o di risorse per cui non siamo riusciti a garantire una presenza capillare nel territorio. Molti ci hanno detto, ah, se sapevo, ecco, quindi la difficoltà di conoscere anche solo la proposta, la presenza, di dipende da noi. Dall'altro, questa truffa che c'è stata del voto utile, per cui una parte delle sardine marchigiane, il PD, l'Istituto Gramsci, appelli all'unità antifascista nel nome del voto utile, quando si sapeva che nelle Marche il centro-sinistra avrebbe perso e per molto, per molti punti di distacco, quindi quello era il voto più inutile in assoluto. Voto utile era consentire a noi di superare la soglia, insomma, di portare qualche consigliere in regione. L'aspetto positivo, allora, qual è stato? Direi li concentro in tre elementi. Il primo, l'aggregarsi di forze nuove, spesso di persone che non avevano tessere di partito e trovavano la passione di partecipare su un orientamento chiaro, cioè non era civismo qualsiasi, era un progetto che noi abbiamo chiamato di sinistra etica, cioè riferita proprio al rispetto della natura, delle persone, di tutti quelli che sono resi vittime da questo modello anche su scala regionale. E l'altro elemento che abbiamo messo a punto, diciamo un metodo
proposto un metodo di azione politica che fosse quello del prendersi cura, non quello del potere, detto in slogan, quindi partecipazione, ascolto, conoscenze avanzate, progettualità. E l'altro elemento importante è che in questa prospettiva, direi, molti hanno recuperato fiducia, cioè anche molti semplici elettori ci hanno detto: ah, se non c'eravate voi. Quindi c'è stato un processo di recupero di fiducia che è stato confermato, e concludo questo primo intervento, dopo il risultato elettorale. Per noi è stato il 2,3%, quindi 17.000 elettori, non bastava, occorreva almeno un punto percentuale in più, però è stato da tutti considerato un inizio. Tanto è vero che la settimana dopo ci siamo ritrovati con diverse centinaia di persone pronte a continuare a radicare il movimento, a dare respiro a questa presenza in regione. Quindi, diciamo, l'effetto non è stato quello della depressione dopo la, tra virgolette, dopo la sconfitta, ma è stata l'idea di rilanciare l'iniziativa, di organizzarsi meglio, di precisare la progettualità, di farsi conoscere in modo più capillare, e dando vita a un movimento a cui si aderisce a titolo personale, che ha avuto, diciamo, in parte l'appoggio di Sinistra Italiana, che, come accaduto in Toscana, come accade un po' dappertutto, poi puntualmente si stacca perché una parte va nella direzione del PD, ha avuto l'appoggio leale di Rifondazione Comunista e ha avuto, diciamo, la non belligeranza di Potere al Popolo. Quindi già un risultato, diciamo, di riduzione della frammentazione importante, ma soprattutto, dicevo, una mobilitazione, una partecipazione di persone, tra virgolette, nuove, di persone che hanno riscoperto la passione di partecipare, di farlo con continuità. Quindi il momento elettorale, nel bene e nel male, per noi è stato un momento. La frana in atto nelle Marche, quindi questo mutamento, questo degrado, che poi paradossalmente ha visto il voto masochista, cioè votare la forza ancora peggiore rispetto al centro-sinistra che ha governato, quindi la frana è grande, in proporzioni che noi non ci aspettavamo, e però direi che qui la determinazione di organizzarsi, di radicarsi, di dare respiro a questa esperienza, dicevo, a cui si aderisce a titolo individuale, ma che collaborerà con i moltissimi comitati, associazioni, gruppi di cittadini nati sui singoli problemi, per esempio i comitati delle persone terremotate nelle zone appenniniche, ecco, questa direzione sulle priorità che abbiamo individuato lasciano sperare che appunto sia comunque una base, un punto di partenza. L'ultima cosa, certo non vogliamo chiuderci nelle Marche, anche questa tavola rotonda, questo incontro per noi è utile, cioè vorremmo convergere con realtà analoghe e vedere cosa si può costruire insieme a livello nazionale. Ringrazio, esauriente, anche oltre i limiti, senso che poi penso che faremo anche un passaggio sulle prospettive, però intanto volevo sentire pure da Paolo Bemegnù, candidato nel Veneto, qual è invece stata la sua di esperienza, come è stata costruita la lista e quali sono appunto anche le organizzazioni che hanno fatto parte di questa lista. Paolo. Il percorso per noi è stato difficile e complicato, perché noi abbiamo ovviamente cercato di condividere con altre realtà, in particolare del mondo ambientalista, il percorso di costruzione di una lista di alternativa nel Veneto. Questa cosa non è stata possibile, non per nostra volontà, perché un avvio positivo si è poi interrotto nel momento in cui, insomma, un'area che, diciamo, faceva riferimento a un'ex consigliera del 5 Stelle, insomma, ha tentato un'operazione, ha voluto fare un'operazione sostanzialmente proprietaria di egemonia sul processo, che lo ha sostanzialmente diviso, interrotto. Infatti ci sono state due liste, diciamo così, collocate in alternativa. La nostra, Solidarietà Ambiente e Lavoro, che abbiamo costruito noi insieme ai compagni del PC e con anche candidature indipendenti, ma insomma, diciamo, l'ossatura è prevalente, insomma, quella che ha condotto sostanzialmente la campagna elettorale è stata fatta, insomma, da Rifondazione Comunista e dal PC. Noi avevamo, come dire,
la percezione di una grande difficoltà di un progetto di alternativa, intanto perché un'area, diciamo così, a sinistra, se vogliamo dire, del Partito Democratico si era già coagulata attorno a alcune esperienze civiche con Sinistra Italiana, l'MDP è possibile, ha dato vita alla lista Il Veneto che vogliamo, e quindi insomma siamo rimasti insomma in una condizione abbastanza di difficoltà insomma, no, da far emergere un progetto, però abbiamo, credo, conseguito un risultato non dal punto di vista elettorale significativo, perché ci siamo attestati allo 0,8%, e questo era, non è che ci aspettavamo risultati di gran lunga superiori a questo, però credo che abbiamo fatto una buona campagna elettorale, i temi che abbiamo portato insomma hanno anche avuto un qualche successo insomma dal punto di vista della comunicazione mediatica. Il risultato è che noi abbiamo, come dire, consolidato una realtà organizzativa che c'era, perché nel Veneto comunque una presenza organizzata, in particolare di Rifondazione Comunista, è significativa, strutturata in tutte le province, anche con alcune articolazioni territoriali importanti, e abbiamo, come dire, condotto la nostra battaglia e adesso andiamo avanti. Il nostro, insomma, nel Veneto siamo in una situazione dove le difficoltà sono evidenti, insomma la vittoria di Zaia è stata straripante ed era sostanzialmente prevista, non si poteva prevedere altro che questo. Noi adesso sostanzialmente pensiamo di continuare a sviluppare il progetto di solidarietà ambiente e lavoro, cercare di allargarlo, abbiamo segnali anche positivi in alcune realtà, insomma, e quindi continuiamo. Il nostro, noi siamo, come dire, molto, molto attenti a quelle che sono le dinamiche dei conflitti sociali, ambientali, siamo presenti insomma anche dentro questo tipo di realtà, e ovviamente siamo in un quadro di frammentazione molto, molto importante, e c'è molto lavoro da fare, però insomma noi compagni sono sostanzialmente, siccome non ci eravamo, come dire, illusi, e abbiamo fatto quello che ritenevamo necessario fare, l'abbiamo fatto insomma dignitosamente, e credo insomma che ci sia, come dire, la volontà e anche la voglia di continuare, insomma adesso riprenderemo presto insomma la nostra, le nostre iniziative. Già sabato siamo a Padova con una mobilitazione sulla campagna nazionale, europea, mondiale, sono sforati zero, e partiamo da questo, insomma, dai bisogni sociali, dai conflitti sociali e ambientali. Insomma. Grazie Paolo, si è appena collegato anche Nicola Cesaria, credo che ci ascolti, spero. Pronto Nicola? Ciao, ciao, sì, adesso ti sento. Ciao. Ciao, scusate il ritardo, ma stavo a scuola. No, figurati, la scuola è la priorità, come ci tocca. Senti, ti volevo intanto ringraziare per, anche te, per la presenza a questo piccolo incontro che abbiamo voluto fare subito dopo le elezioni regionali, per condividere un po' innanzitutto l'analisi, come sono nate le liste nelle varie situazioni locali, come è andata la campagna elettorale, e poi magari facciamo un'altra paio di domande. Con me c'è anche Roberto Musacchio, che ti porrà anche lui delle questioni. Intanto però, se puoi dirci com'è nata appunto la lista, come si chiama innanzitutto, e come è stato il processo di costruzione di questa lista. Vabbè, allora la lista si chiama Lavoro Ambiente Costituzione, è nata con una scelta, diciamo, nostra di Rifondazione innanzitutto, poi hanno aderito i Comunisti Italiani e quest'altro Risorgimento Socialista, che è un gruppetto che lavora in questa direzione, probabilmente conoscete. Diciamo, è nata con difficoltà, è stato un pochettino, abbiamo forzato l'idea di presentarci perché
era assolutamente improponibile l'idea di fare l'accordo col centro-sinistra, il centro-sinistra pugliese, fra l'altro un centro-sinistra particolare, con grande apertura a destra, da Casa Pound, sia pure solo in alcune espressioni, a apertura a destra in generale. E quindi, pur sapendo che la situazione sarebbe stata complicatissima, abbiamo pensato che fosse necessario provare a fare una campagna che indicasse alcune idee, che alcune idee fossero presenti nella campagna elettorale, di quello si è trattato. Questo siamo riusciti a farlo, anche se molto a macchia di leopardo. Cioè, a parte la presenza nei media, quelli che ci hanno dato spazio, diciamo, la par condicio in qualche maniera ci ha aiutato, e poi un po' a macchia di leopardo in giro nella regione. Io credo che alla fine questo siamo riusciti a farlo e ci è servito per intanto a provare a rimettere in piedi un lavoro che, per esempio, mancava da anni, tipo nel mondo del lavoro. Quindi questo tipo di cosa ha funzionato. Mo' dobbiamo verificare il contraccolpo del risultato elettorale, che per noi, che sapevamo, non è chiaro che è insoddisfacente, ma non era questo il nostro obiettivo, ma dobbiamo vedere per quelli che si sono attivati in questa fase che cosa è successo. Ho l'impressione che laddove c'era una presenza organizzata è stata assorbita anche meglio anche il risultato, si aspettavano qualche cosa in più, ma comunque era importante. Laddove la presenza era più scarsa, invece l'effetto è stato un poco meno significativo. Però vabbè, mo vediamo un attimino, sai, i primi tempi bisogna ancora digerire i risultati. Ti ringrazio, c'hai il dito sopra la telecamera, quindi ti si vede poco, però va bene. E lo so, sto in una casa, sono in campagna, quindi solo in questo punto prende. Va bene, ti ringrazio. Do la parola invece adesso a Roberto Musacchio, così Papa pone lui la seconda questione. Sì, adesso, come avevo detto prima, volevo provare a inserire questo elemento di riflessione su come sono queste regioni e come sono dentro l'ambito istituzionale che si è molto modificato in Italia. Cioè, noi abbiamo votato le regionali insieme al referendum, e il referendum è stata una decurtazione del Parlamento, che è passata nonostante un 30% meritevole che si è contrapposto. Abbiamo adesso questo quadro delle regioni, che peraltro andrebbe un po' riflettuto, perché siamo 15 a 5 per le destre dentro la commissione, la conferenza Stato-Regioni, che sta diventando una struttura sempre più importante, con uno sfondamento in Veneto e anche in Liguria della destra, la perdita di un'altra regione da parte del PD come le Marche, e con un ruolo di questi presidenti, che poi si chiamano governatori per la stampa, ma sono presidenti francamente strascordanti. L'abbiamo visto in tutta la fase della pandemia, ma su tutte le materie oramai c'è una situazione di confusione, la chiamo così in modo eufemistico, istituzionale. Se la devo dire fino in fondo, io penso che noi siamo di fronte a una vera e propria crisi democratica di questo paese nella rappresentanza, e che le regioni sono un pezzo sostanziale. Io vi propongo questo terreno come anche terreno di apertura, diciamo, di un impegno futuro. Abbiamo fatto, come Trasso, ho fatto io una ricerca a livello europeo di com'è il livello della rappresentanza negli altri paesi europei. Sono partito dai parlamenti, perché si parlava dei parlamenti, però siccome poi ho sentito qualcuno che diceva ma in Italia si possono tagliare i parlamenti perché ci sono le regioni, sono andato anche a inserire il dato delle regioni. Vi propongo anche di andarla a leggere, sta ancora su Trasso, ho fatto un lavoro per tutti i paesi europei dove sono i livelli parlamentari e anche quelli regionali o i parlamenti federali come in Germania. Beh, c'è una riduzione della rappresentanza in Italia drammatica, e anche una sovrapposizione di modelli tra quello regionale e quello parlamentare, e che a mio avviso crea dei cortocircuiti, e lo dico francamente, creerà una spinta molto forte verso il presidenzialismo. Io non ho trovato in nessun paese europeo consigli regionali 20 persone. La cosa più simile drammaticamente è l'Ungheria, in cui i consigli regionali sono tra i 30 e i 50 eletti, ma consigli regionali di 20 persone, peraltro con una preponderanza del presidente eletto invece a suffragio universale, con leggi che escludono gran parte della rappresentanza e che trainano peraltro il legislativo, perché di questo parliamo, a livello legislativo, al presidente stesso. A questo momento la somma della rappresentanza che sta in livelli legislativi in Italia tra regioni, Parlamento e Senato è sostanzialmente
diciamo il 40% in meno della Germania, della Francia, della Spagna, soprattutto a livello regionale. Ora, io penso che noi dobbiamo riaprire una questione di assetti democratici nel paese, così non si va avanti, e va riaperto anche dalle regioni. Ora, noi ci abbiamo qualche anno, diciamo che l'operazione fatta a suo tempo da Tattarella e accettata da tutti, di andare a questo presidenzialismo nelle regioni, e poi l'operazione fatta dal governo Monti per ragioni tra virgolette di bilancio, insomma di un taglio drastico della rappresentanza regionale, ora a fronte anche del taglio parlamentare porta a uno squilibrio di fatto. Qui c'è gente come Zai, eletta con milioni di voti, che si confronta con un Parlamento depotenziato, con anche con un governo francamente appunto anche questo depotenziato. Se si va avanti così, secondo me la strada del presidenzialismo diventa forte, e non a caso la destra la ripropone. Io penso che dobbiamo riaprire una questione democratica, ma penso che vada riaperta anche nelle regioni. Ora appunto ci saranno stati sicuramente limiti nella presenza della sinistra in questa idea di autonomia dentro le regioni, ma il quadro in cui si gioca è un quadro inaccettabile. Dicevo prima a Roberto, dico questo dato, in Germania il Consiglio regionale più piccolo è quello del Consiglio federale, perché il Parlamento federale, quello è in Germania, è quello della città-stato di Brema, che ha 71 eletti. La Baviera, che ha un quarto degli abitanti in più della Lombardia, ha 210 membri del Parlamento, e non esiste il presidenzialismo a livello tedesco. Ecco, francamente vi proporrei una riflessione anche su questo, non per dirci alibi, ma riaprire una battaglia, perché va ripensato l'assetto di questo paese in cui la democrazia oramai è ferita. Sì, Roberto, riprendiamo il giro allora. Beh, questo tocca un nodo centrale, perché non solo la rappresentanza nelle sue varie articolazioni, ma direi che proprio la democrazia, come sappiamo, che viene un po' aggredita in fase di, così, di disarticolazione nel mondo. E in più direi che la reazione diffusa, diciamo, da parte, diciamo, da una bella fetta di elettorato, di cittadini, da un lato è quella di percepirla un po' come una zavorra, come qualcosa di inutile. È stata coperta nel suo valore, per esempio, dalla polemica, dalla lotta contro la casta, a volte anche movimenti che parrebbero esprimere una politica di base, poi se la prendono con le istituzioni della rappresentanza. E dall'altro, in qualche modo analogo a quello del lavoro, appunto viene identificata come un costo, no? Pensate, il lavoro viene chiamato costo del lavoro, e la rappresentanza di consiglieri regionali o parlamentari nazionali e lo stesso viene percepita come qualcosa da tagliare. E molte persone, come impatto di, diciamo, ripiegamento nel privato sotto la pressione di questa aggressione dei poteri finanziari in questi anni, e anche del, come dire, della collusione dei governi con i poteri finanziari, qui le istituzioni non difendono i cittadini ma difendono le oligarchie. Ecco, in questa fase, secondo me, a molti basta avere la sicurezza minima di un reddito, di una casa, di un minimo di vita, della democrazia non sanno che farsene. Quindi anche spesso il nostro appello alla partecipazione scivola su un terreno che è abbastanza ostile, perché non è ritenuta un valore, non è ritenuta una responsabilità. Allora mi pare che sarebbe importante, da un lato, come già si era evidenziato, valorizzare proprio invece l'istituzione regionale, aprendo la strada che va da una comunità regionale a quell'istituzione, che se ci pensiamo la regione è un tipico organismo di mediazione democratica tra le città, la rete dei piccoli e dei grandi centri di una regione e il livello della politica nazionale. Quindi il livello regionale è un livello democratico vitale perché ci sia effettivamente una democrazia autentica, partecipata in un paese. E su questo però occorre, dicevo, che si recuperi una presenza di forze democratiche, di associazioni, di movimenti, che però si danno un profilo politico, si danno una rilevanza politica, non accettano più il ghetto del cosiddetto terzo settore, che vuol dire in fondo l'ultimo settore, quello che non conta. Purtroppo anche tante forze di volontariato, sociali, culturali, sono ormai pure loro, tra virgolette, privatizzate, cioè ormai
non c'è più questa soggettività politica, non dico unitaria, ma almeno di presenza nelle questioni istituzionali. Allora occorrerebbe recuperare una presenza forte delle realtà sociali, culturali, in termini proprio di azione politica. E dall'altro serve quel lavoro culturale di base, purtroppo dobbiamo proprio partire dall'ABC, per cui recuperiamo l'idea della cittadinanza come qualcosa che appartiene alla nostra vita quotidiana e non è riservata, tra virgolette, a quelli che fanno politica. Se lavoriamo su queste condizioni, che sono insieme sociali, politiche, culturali, c'è un minimo di possibilità poi di difendere la rappresentanza. Non a caso la rappresentanza viene smantellata quando ormai, diciamo, i poteri finanziari, le oligarchie politiche, la rappresentazione mediatica manipolativa della realtà hanno già fatto il loro effetto. Quindi la gente si sente impaurita, minacciata, non capisce le cause del malessere, se va bene se la prende con i migranti, e quindi è chiaro che figurarsi la rappresentanza non è percepita proprio come un problema. Quindi è facile tagliare il Parlamento, ridurre i consigli regionali. Ecco, questo però ci riporta anche al nodo di costruire delle soggettività politiche che non siano, diciamo, né malate di politicismo, così, queste alleanze fatte a tutti i costi solo quasi da un punto di vista numerico, senza nessun elemento qualitativo, né quel settarismo che spesso non solo impedisce a priori qualsiasi coalizione, ma frammenta tra di loro anche le forze più consapevoli, che passano molto del loro tempo a farsi la guerra tra di loro, magari per una virgola di differenza nell'analisi politica o nel simbolo da presentare. Insomma, ecco, anche in queste elezioni regionali, penso in parte alla nostra situazione, ma anche a quella della Toscana, abbiamo visto delle presentazioni di liste che avevano del surreale, perché c'era questo tema identitario di esserci a tutti i costi. Ecco, ormai non è più tempo di fare questo, perché l'aggressione alla democrazia è talmente forte che ci richiede una lucidità, direi non solo una maggiore immaginazione politica nei percorsi che mettiamo in campo, ma anche una lucidità nel capire come riaprire non solo la strada tra la comunità regionale e le istituzioni regionali, ma la strada tra i cittadini e la realtà. E molte volte, pur patendo il malessere, la precarietà, la disoccupazione, il degrado ambientale, il post terremoto nell'abbandono, quindi pur patendo cose grosse, cose drammatiche, non si riesce a collegare quali sono le cause di tutto questo e quale potrebbe essere una politica, una risposta congruente. Cioè, il dato su cui riflettere, e chiudo, mi pare che spesso anche nel voto l'elettorato finisce per premiare le forze peggiori, quindi in qualche modo dà una risposta alla crisi aggravando i fattori della crisi. Su questo c'è molto da riflettere, perché non è un voto lucido, non è una risposta congruente. Quindi recuperare il senso della realtà a livello collettivo di esperienza sociale mi pare una priorità su cui dobbiamo lavorare. Ti ringrazio, Mancini. Adesso a Paolo Benvenu la parola. È chiaro che ci sono differenze territoriali e ci sono anche, insomma, livelli istituzionali diversi, però la domanda di democrazia, cioè uno smantellamento della democrazia, diciamo, in Veneto, come è stato vissuto e come è possibile porvi rimedio? Questa è un po' la domanda. Devi aprire il microfono, Paolo. Qua c'è un tema molto, molto grosso, insomma. Cioè, voi sapete che nel Veneto, prima di queste elezioni, c'è stato il referendum sull'autonomia, un referendum che nella sostanza non voleva dire niente, ma aveva però una forte valenza politica. E praticamente su questo referendum c'è stato solo da parte nostra, insomma, sostanzialmente, perché altri non l'hanno fatto, qualche iniziativa o una presa di posizione, insomma, per l'astensione, mentre il PD, i 5 Stelle si sono immediatamente schierati a favore del referendum, e il risultato del referendum con questo ultimo plebiscito, insomma, che ha visto Zaia prendere i tre quarti dei voti dei cittadini veneti, ha sicuramente rafforzato, cioè, la sua posizione personale e anche l'idea, insomma, di procedere a tappe forzate sull'autonomia differenziata. Sono due cose che vanno insieme, cioè, nel senso che
il processo dell'autonomia differenziata, che ovviamente abbiamo già visto in qualche misura in campo. Anche le parole contano, insomma, dire governatore e dire presidente della regione vuol dire cose, come dire, diverse, no? Cioè, infatti noi ogni volta che potevamo dicevamo no, presidente, non governatore, perché governatore... E poi in questo quadro, insomma, anche della vicenda pandemica, la battaglia per la sovranità, insomma, no? è stata, e credo continuerà, insomma. Mi pare che gli istituti regionali, in particolare le figure dei presidenti, insomma, si sono sicuramente rafforzati, dando forza, come diceva anche Roberto, ha un'idea, insomma, di presidenzialismo che aggredisce l'insieme delle istituzioni. Vi dico come noi abbiamo cercato di rispondere su questo terreno. Noi abbiamo parlato delle istituzioni di prossimità. Noi abbiamo detto, naturalmente non siamo contro l'autonomia regionale, cioè il ruolo delle regioni è riconosciuto in Costituzione, però ci sono altri istituti che sono... In qualche misura si è visto anche nella fase della pandemia, insomma, che hanno una loro importanza fondamentale dal punto di vista della democrazia, e sono ovviamente i consigli comunali, i comuni, le province, che magari adesso contano meno, però noi abbiamo fatto, cioè, questo tipo di ragionamento, insomma. Adesso io non so che andrebbe articolato molto più, con molta più attenzione, insomma, c'è dentro un tema più complesso, ovviamente, che non è, che è quello, appunto, per quanto ci riguarda, insomma, di non riproporre un nuovo centralismo statalista in contrapposizione, ovviamente, alla tendenza che c'è del, no, di riportarlo a livello regionale e di trasformarlo in elemento di competizione e di scontro sulla sovranità col governo nazionale. Noi pensiamo, insomma, che questo sia il punto, insomma. Adesso, cioè, noi abbiamo anche, come dire, un'elaborazione storica, che è quella di Silvio Trentin, insomma, no? Che aiuta in questa direzione, insomma. Proviamo, insomma, anche perché poi nei fatti, se si va a ben vedere, in quadro come questo, per esempio, di difficoltà e di anche di conflitto, perché ci sono i temi dei conflitti ambientali che sono abbastanza diffusi, anche se molto territorializzati, hanno comunque come immediata interlocuzione e spazio di confronto, di dialettica, se volete anche di crescita della democrazia, proprio le istituzioni di prossimità. Insomma, io penso che adesso ho solo accennato, perché è un ragionamento molto più complesso, però io credo che noi dobbiamo tenere insieme tutto un arco, cioè questa critica alla tendenza, diciamo così, a riduzione di spazi democratici e di rappresentanza sul livello nazionale e sul livello regionale, con la riproposizione però di una idea, insomma, della democrazia e della rappresentanza, o comunque della partecipazione, in questo caso molto più vicina a una forma, in qualche misura, di autogoverno delle comunità, che passa attraverso la valorizzazione, insomma, dei municipi, delle province, eccetera. Però, insomma, è un tema complesso, su cui bisogna lavorare molto. Molto, hai ragione. E la parola adesso a Nicola Cesaria. Io credo che voi sappiate che in Puglia abbiamo la legge elettorale più antidemocratica dell'insieme delle regioni, abbiamo lo sbarramento all'8% per chi è fuori, al 4% all'interno, per quella fine più del 15-18% dei votanti non hanno rappresentanza. Ciononostante, la mia impressione, perché noi abbiamo provato a fare battaglia anche su questo tema, la mia impressione è che sia difficilissimo aggregare e fare la battaglia della democrazia partendo dalla democrazia, perché il senso comune è che questa è una cosa che vi interessa a voi, ceto politico, a noi che ce ne frega, no? Anche perché è passato molto nella idea, come l'idea, appunto, del presidenzialismo, no? Si vuole il presidente, che me ne importa poi chi sarà eletto. Allora probabilmente va provato a ricostruire invece un punto di vista, ricostruire almeno piccoli elementi di punti di vista di classe. Io credo che sia più facile aggredire il tutto partendo dai bisogni concreti, la sanità, le garanzie nel lavoro, più che sulle questioni democratiche. Io
ci abbiamo provato, no? Anche perché legandola con la Costituzione, la legge, per esempio sulla legge elettorale c'è una risposta complessiva, non ce ne importa nulla, insomma la gente ti dice questo, ma sì, va bene, una cosa che interessa a voi, anche perché il comportamento concreto della sinistra in questi anni è stata pessimo. Cioè, questa legge elettorale l'ha fatta l'Giunta Vendola, con un grosso impegno di Sinistra Italiana all'epoca, perché voleva impedire all'interno se vincesse la posizione che voleva andare in maniera autonoma. E quindi questo fatto crea l'idea che sì, che le leggi elettorali se le fa ognuno secondo le proprie convenienze, ed è complessissimo riuscire a costruire su questo una battaglia minimamente di massa. Quindi noi per la fine, durante la campagna elettorale, lentamente siamo spostati più sui temi concreti, sanità e questione del lavoro, più che sulla questione della democrazia, che è centrale ma assolutamente incompresa o incomprensibile per le masse. Insomma, io credo che siamo in una situazione tutta nuova, dobbiamo ricostruire proprio da zero tutto quanto, provare a ricostruire l'idea stessa che la politica sia un mezzo di liberazione. La politica, la democrazia, che mi sembra in questo momento non così compresa. Chiudo qua. Sì, grazie. E volevo giusto una piccola riflessione su cosa ci aspetta, diciamo. Ecco, noi abbiamo esperienze variegate da Toscana, Marche, in cui c'è stata la capacità di mettere insieme diciamo un popolo, un'area politica e culturale, e che però scontava anche una capacità di mancanza di organizzazione, come diceva, si ricordava, e di una mancanza di una cornice, diciamo, nazionale che potesse far ricomprendere quella cosa come un valore, diciamo, per chi andava a votare, che avesse un carattere non soltanto, diciamo, immediatamente locale, ma una visione. Dall'altro lato abbiamo esperienze come appunto in Puglia e in Veneto, in cui Rifondazione è stato un po' l'epicentro, però scontrandosi poi con dinamiche appunto esterne che ne hanno un po' limitata anche la possibilità di espandersi elettoralmente. Allora, che fare? Questa è un po' la domanda. Cioè, quali sono le, per voi, chiaro, dipende molto dalle situazioni locali, da rapporti, però qual è secondo voi l'elemento che può favorire, diciamo, anche una crescita di questi livelli di rappresentanza politica che dobbiamo ricostruire nelle regioni e nel paese? Ritorno da Roberto, ma manteniamo il giro. Sì, naturalmente non è che ci siano ricette, però direi che primo si tratta di non disperdere il lavoro fatto, come invece è accaduto altre volte, soprattutto nel momento post-elettorale in cui tutti si sciolgono, poi magari a ridosso delle prossime elezioni ci si inventa qualcos'altro. Ecco, queste oscillazioni o queste improvvisazioni veramente sono superate. Però non bisogna disperdere quello che si è costruito in termini di persone, gruppi che si sono attivati, maturazione di un metodo anche nel fare politica, nel presentarsi, che forse ha elementi di novità. Quindi questo mi pare essenziale e va realizzato radicandosi nei territori, costruendo proprio dei gruppi locali laddove non ci siano realtà analoghe, parallele, con cui comunque si collabora. Quindi senza fare, insomma, delle sigle a cui non corrisponde nulla, e naturalmente senza pensare di egemonizzare o di coordinare le altre realtà, ma di far maturare dei progetti che siano adeguati alla vita delle regioni, alla vita dei territori. L'altra cosa importante, che può sembrare una cosa astratta, ma a noi serve un lavoro di pensiero, di prospettiva, perché una delle grandi debolezze della sinistra è l'incapacità di proporre, lo dico in un modo più semplificato, un modello di società diverso.
e non ci si può limitare in modo parassitario a criticare quello che fanno i governi o che fa il capitalismo o che fa la finanza, ma non si capisce noi che scuola vogliamo, che lavoro vogliamo, che rapporto con la natura vogliamo. È tempo di pensare, non in modo rigido, non in modo ideologico, ma in modo progettuale, aperto, un progetto di società che poi sia traducibile in tendenze, in modi di rispondere all'aggressione dei poteri costituiti, in proposte di legge, in campagne, certo, ma un conto se queste cose sono isolate, frammentate e ognuno si ricava un'identità su ogni frammento, e questo alla fine non ci porta ad avere una forza politica che sia popolare, che non sia settaria ma sia popolare, vuol dire comprensibile, radicata, capace di ottenere il consenso. E poi è importante appunto che in questi elementi di tendenza che traducono un progetto di società che deve maturare, ci sia proprio il rapporto con le angosce, con i problemi reali delle persone, dando negli incontri, in tutta la comunicazione possibile, i canali, gli strumenti per capire la situazione. Ecco, c'è proprio un deficit cognitivo per cui molta parte della popolazione non capisce le cause del malessere che sperimenta. Finché c'è questa dissonanza cognitiva, diciamo, per noi la partita è chiusa, perché noi in fondo propugniamo un ritorno alla realtà. Per esempio, quando si dice che stiamo distruggendo le condizioni ambientali della vita umana sulla Terra e voi vedete che una partita di calcio è più importante, vuol dire che c'è una dissonanza cognitiva fortissima, che la gente comunque chiude gli occhi, tira a campare, e ovviamente non sono le nostre proposte, le nostre modalità che possono attirare, diciamo, un risveglio, un consenso. Allora occorre anche fare un lavoro proprio di... così fornire strumenti di lettura, di dialogo. Io credo che le persone cambiano atteggiamento, si risvegliano alla partecipazione politica se fanno un'esperienza, e noi dobbiamo essere capaci di proporre esperienze per cui cominciano a collegare i fili, ad avere un'altra coscienza del momento storico in cui si trovano, leggendo il proprio quotidiano. Quindi è un lavoro, diciamo, culturale, di pensiero, di radicamento, di militanza, ma veramente superando tanti errori che in questi anni sono stati fatti, perché veramente non c'è più spazio per l'ingenuità, per il settarismo, per i narcisismi. Cioè anche noi dobbiamo un po' stare alla realtà e cercare il modo per dare a queste tendenze una fecondità nuova, altrimenti temo che a ogni occasione elettorale diventeremo sempre più marginali, sempre più disillusi, e insomma questa sarebbe la sconfitta piena delle nostre aspirazioni, ma anche della democrazia, mi pare. Grazie. Paolo. C'è il microfono chiuso. Forse non ci sente. Mi sentite? Ecco, sì. No, dico che condivido larga parte delle cose che sono state dette. Noi abbiamo bisogno di una riflessione di carattere strategico, cioè nel senso che dobbiamo, come dire, adeguare la nostra analisi e la nostra proposta politica al quadro di crisi sistemica che stiamo vivendo in questo momento. E questo mi pare un elemento fondamentale, insomma, c'è un tema... grande, insomma, che è in campo, ed è questo appunto della manifestarsi con la crisi pandemica di un quadro, insomma, sia dal punto di vista economico e sociale, sia dal punto di vista ambientale, che è insostenibile. E questo credo che sia difficile da far vivere, insomma, con grande consapevolezza, anzi è difficilissimo, però è il punto fondamentale. E noi continuiamo questa esperienza, la lista non si scioglie, adesso all'unanimità il Comitato Politico Regionale di Rifondazione Comunista ha deciso di continuare e di lavorare all'allargamento di questa proposta, insomma, di costruzione di un blocco sociale e politico di alternativa sostanzialmente rosso-verde, perché questo è il punto, insomma, della rappresentanza dei conflitti sociali ed ambientali, naturalmente con una logica che noi abbiamo sempre praticato della massima apertura, insomma, noi non abbiamo voluto fare una, anche se abbiamo messo la faccia e il martello,
perché comunque era un elemento di identificazione, non abbiamo insomma in campo una proposta di tipo identitario, insomma, no, dell'unità dei comunisti, abbiamo in campo una proposta di aggregazione larga, insomma, che deve far fronte a una realtà, insomma, che noi pensiamo sarà segnata nel prossimo futuro da un degradarsi di sia delle condizioni ambientali sia delle condizioni sociali. E, ovviamente, cioè, questo nel Veneto diventa anche un tema di scontro di classe molto netto, e anche, cioè, l'autonomia differenziata nel Veneto è la costruzione di una governance che è segnata, insomma, sostanzialmente dall'idea di mantenere gli interessi economici e sociali che hanno governato. Cioè, Zaia, più prima che un leghista, è un borghese, insomma, cioè un rappresentante della borghesia veneta. Cioè, non, diciamo che nel Veneto, ad esempio, nella sua campagna, che non ha fatto, cioè quella anche che è stata fatta con una lunga presenza quotidiana sui media locali, non ha mai, per esempio, significativamente intrecciato il tema delle migrazioni, o, cioè, diciamo che da questo punto di vista, insomma, non è proprio un'idea, insomma, ma questo si è visto anche nel convegno che recente di Confindustria, dove sostanzialmente lui è stato acclamato, perché questo è il punto vero, insomma, no? che l'idea della competizione che sia organizzata a livello dei territori, perché qua bisognerebbe fare anche una riflessione sul piano economico, insomma, no? E sociale, cioè, trova in Zaia, insomma, e nel tema dell'autonomia un punto di riferimento importante per tutte le categorie datoriali, che va da Confindustria alle rappresentanze, so, dei commercianti, degli artigiani, dei contadini, cioè dei proprietari, intendo, insomma, no? Quindi una grossa alleanza borghese che ha la sua rappresentanza politica attorno a Zaia, alla lista Zaia più che alla Lega, e che farà la battaglia per l'autonomia differenziata in un quadro in cui l'autonomia differenziata gioca come strumento politico e costruzione, insomma, delle basi per la competizione tra i territori. Insomma, cioè, qua il tema è sostanzialmente questo: soldi alle industrie, soldi alle imprese, perché si deve, e, come dire, utilizzo di tutte le condizioni, insomma, dalla scuola ad altro, insomma, al fine, insomma, di rafforzare la struttura economica, le basi economiche su cui questa regione, insomma, vive, per poi andare a una logica di competizione con gli altri territori, insomma, su scala europea e globale. Insomma, questo, e qua c'è tutto un tema, insomma, che ovviamente anche, no, la riproposizione, insomma, sostanzialmente del modello che avevamo già visto, insomma, che per noi è improponibile, che per esempio su questo lo devo dire, nel Veneto noi abbiamo avuto interlocuzioni significative, anche se queste poi non hanno significato un sostegno elettorale da parte della CGIL, però noi abbiamo un confronto importante con le segreterie regionali della CGIL, insomma, dai meccanici a quelli della FLAI, al commercio, ma alla stessa segreteria regionale, perché sostanzialmente anche loro hanno una percezione, insomma, di quelle che sono le contraddizioni, insomma, e capiscono che c'è un orientamento netto, insomma, e qua, insomma, c'è tutta una discussione grande da fare, una grande articolazione di ragionamento, di proposta, insomma, adesso dovremmo lavorare molto su questo, cioè che è poi il tema del fatto di avere una proposta, di avere un progetto, di avere un'idea, di avere, come dire, un'alternativa, insomma, che non sia solo quella di dire no a qualcosa, ma sia anche quella di proporre, no, un'altra idea di società, un'altra idea di economia, un'altra idea di governance del territorio, insomma. Grazie ancora, Paolo. Nicola.
Vabbè, è complicata questa cosa. Vabbè, noi sicuramente pensiamo di provare ad andare avanti, stiamo facendo un po' di assemblee territoriali, abbiamo fatto Taranto, Brindisi, oggi faccio Lecce, puoi fare un'assemblea già per provare ad andare avanti in questa mini costruzione, provando ad aprire ulteriormente. C'è da dire che l'insuccesso della sinistra che era presente dentro il centro-sinistra con Emiliano rende anche loro in grande difficoltà. È forse disponibile ad aprire una partita, quantomeno di iniziative di conflitto. Cioè, qua abbiamo la questione della sanità che Emiliano il giorno dopo ha rilanciato dicendo che bisogna aumentare il budget per la sanità privata, ha incontrato subito l'associazione della sanità privata e quindi su queste questioni noi staremmo provando ad aprire una partita anche con chi ci sta. Ovviamente senza nessun settarismo, figurarsi il momento del settarismo. Ho la mia impressione che però che più che difficoltà di scelte politiche, di indicazioni, di battaglie politiche, noi abbiamo la difficoltà di capacità di parlare alla gente. Cioè noi quest'anno, se la campagna elettorale, diciamo, quella non fatta nelle televisioni, la nostra situazione era il 50% di quello che raccoglieva Emiliano. Se facevo un comizio Emiliano c'erano 50 persone, se la facevo io 25, immagini. Dopodiché, in realtà, questi sono i numeri, proprio 50 e 25. E invece poi vota milioni di persone e questo è un problema concreto, cioè che non si puoi avere la posizione politica che vuoi poi non riesci a comunicarla perché ormai la partecipazione concreta della gente è così bassa. Io credo che noi si debba proprio partire dal discorso, si parte da capo, si prova a ricostruire piccoli nuclei e su quello si prova a costruire, dopodiché si sfrutta tutto. Ma ho l'impressione che quanto più diventa ormai esclusivamente effetto mediatico, non sia possibile nemmeno presentare le nostre posizioni. Laddove noi avevamo un mini radicamento che riusciva a parlare con qualcuno, un po' più che delle poche unità che ormai riusciamo a far partecipare, i risultati sono stati anche accettabili. Allora io credo che noi dovremmo proseguire nel fare, uno, zero settarismi e provare a fare coalizioni con tutti quelli che ci stanno, provare a individuare alcune battaglie nelle regioni, sicuramente la battaglia soprattutto in funzione dei soldi che dovranno arrivare ai fondi, dove vengono dati, e quindi sanità privata o pubblica, la questione di legare i finanziamenti alle imprese ad alcune condizionalità del tipo occupazionali, e su questo provare a mettere in piedi qualche cosa, provando anche a costruire piccoli nuclei nei posti concreti delle contraddizioni, posti di lavoro, il lavoro non garantito, per esempio il lavoro pubblico non garantito, per cui si affida, si esternalizza a finta cooperativa il lavoro e là c'è una grande sofferenza e là si dovrebbe provare a organizzare, però dandosi tempi abbastanza lunghi. Io non credo che in tempi brevi si possa riprovare a ricostruire una rappresentazione come avevamo in passato, perché è finita l'eredità degli anni 70 e abbiamo proprio difficoltà concrete, secondo me, di comunicare alla gran parte della gente. Questo è il mio punto di vista. Ringrazio e vi ringrazio tutti. Non so se Roberto Musacchio vuole aggiungere un suo. No, solo un saluto. Un saluto a tutti, è stato utilissimo. Cerchiamo di renderlo più fruibile possibile. Assolutamente, questo magari riprendendo anche un po' il percorso che le regioni fanno, ci consente anche di ragionare con più verità, con più dati concreti, è una cosa sicuramente importante e necessaria. Intanto vi invito ancora a seguirci su Transform Italia e sicuramente a costruire insieme un percorso che possa anche rivederci per approfondire ancora di più temi che sono importanti per la democrazia e per la sinistra nel nostro paese. Grazie ancora della partecipazione e a presto. Ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao. Ciao, ciao Nicola. Ciao Paolo, alla prossima. Ciao. Ciao Roberto. Ciao. 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 Grazie ancora.